Salve ragazzi, sono Mr. Anon. TikTok è un notissimo social network cinese che insieme ad altri nomi celebri quali Instagram, Facebook, YouTube e Twitter rappresenta una consistente porzione degli strumenti di comunicazione maggiormente utilizzati nell'intero pianeta. Esso fu lanciato nel settembre 2016 ed è sorprendente notare come Alex Zhu e Lu Yu Yang, i fondatori della piattaforma, non ebbero alcun successo all'inizio, e fu proprio a seguito di alcuni fallimenti che decisero di cambiare il target originario e di puntare sugli adolescenti. L'idea iniziale era stata infatti quella di creare una piattaforma che incorporasse musica e video in un unico social network, andando a sfruttare le potenzialità dei maggiori social esistenti, ma rendendone l'unione un punto di forza e di distinzione rispetto a questi ultimi. Nell'agosto del 2018 la piattaforma cinese venne lanciata sul mercato statunitense e solo 2 anni dopo 6 adolescenti su 10 avevano installato e utilizzavano abitualmente l'applicazione. Ad oggi è stato superato 1 miliardo di utenti, ma cosa c'è dietro un successo tanto grande quanto rapido? Cos'è che piace di TikTok e qual è quell'elemento necessario ma non visibile che rende questa piattaforma tanto utilizzata? Molto spesso non tutto sembra essere così chiaro e limpido come si potrebbe pensare ad un primo sguardo, e TikTok è esente da ciò. Partiamo dal meccanismo che si cela dietro TikTok, un meccanismo parzialmente modificato rispetto ad altri social, ma che, di base, resta sempre lo stesso. La scoperta del nuovo è lo sfruttamento economico di quell'ancestrale necessità umana di svelare il mistero. Sulla base di alcuni disturbi comportamentali riscontrati nei giovani utenti di social di questo tipo, uno studio di Harvard condotto nel 2018 ha paragonato i social media al gioco d'azzardo delle slot machine, in quanto, esattamente allo stesso modo, si tratta di meccanismi che influenzano le identiche parti del cervello, note come sistemi di gratificazione. Molto brevemente, si tratta delle strutture cerebrali e dei percorsi neuronali responsabili della cognizione legata al senso di soddisfazione e di gratificazione personale, incluso l'apprendimento associativo, la motivazione, il desiderio e tutte quelle emozioni con valenza positiva che coinvolgono il piacere. Ed è esattamente per questo motivo che, proprio come le slot machine, anche TikTok è un elemento che potrebbe creare dipendenza o assuefazione. Questa applicazione, in particolare, utilizza una funzione di scorrimento che consente di guardare brevi clip musicali realizzate dagli stessi utenti, fornendo una quantità sostanzialmente infinita di contenuti. L'algoritmo alla base di TikTok è qualcosa di ben studiato e calibrato, capace di riconoscere e scegliere i contenuti più appropriati a seconda di gusti personali, inchiodando le dita dell'utente allo schermo e rendendo estremamente difficile chiudere l'applicazione, senza tentare di scrollare per un'ultima, ma mai davvero ultima volta, prima di dedicarsi ad altro. Ma perché TikTok è così tanto amata? Semplice curiosità. Se infatti dovessimo fare un paragone con qualcosa di semplice da immaginare, questa potrebbe essere facilmente vista come una scatola dai contenuti infiniti e inaspettati. Chiunque attinga al suo interno sarebbe in grado infatti di tirar fuori sempre qualcosa di nuovo, di diverso e soprattutto di affine ai propri gusti. TikTok dà continuamente video da guardare e musica da ascoltare, sempre nuova e senza alcuna possibilità di decidere cosa e quando. La sorpresa determinata crea una piccola scarica di endorfine alla base dell'istinto umano verso la curiosità. Questo crea un bisogno compulsivo di ottenere quella scarica ancora e ancora, rafforzando un ciclo in cui si passano ore e ore sui propri cellulari. Uno dei più popolari utenti di TikTok in India, l'attrice Asas Channa, ha raccontato perché l'app sia uno dei luoghi più felici sui social media, ma anche perché la gente dovrebbe preoccuparsi del suo lato oscuro.
Channa ha sempre dichiarato che la sua parte preferita di TikTok sia il fatto di poter mostrare la sua creatività al mondo con semplici clip di 15 secondi. Tale idea è condivisa da molti, che credono che TikTok abbia riportato il divertimento nei social media, in quanto esso è privo di notizie o di politica, escludendo sostanzialmente la metà delle informazioni negative e dei problemi che invece altri social hanno. Secondo le statistiche più recenti, il tempo massimo speso sul social in questione è di 3 ore e 10 minuti, mentre il minimo è di 1 ora e 49 minuti. Il tempo medio speso giornalmente è di 2 ore e 29 minuti, dimostrando come in un modo del tutto inconsapevole una grandissima quantità di tempo venga effettivamente spesa solo a guardare contenuti di cui molto difficilmente, alla fine, resta traccia nella nostra memoria a lungo termine. Un altro studio, condotto nel 2020 da Ulysses Noe, su un campione di studenti della Berklee High School, ha dimostrato come molti giovani utenti menzionino tra gli aspetti negativi riscontrati proprio la forte capacità dell'app di succhiare tempo senza nemmeno permettere al cervello di rendersi conto del suo inesorabile trascorrere, o quella di creare dipendenza tanto da portare alcuni studenti a cancellarla periodicamente, nel tentativo di liberarsene. Gli effetti nefasti di un utilizzo sbagliato di queste piattaforme sono stati ben più visibili durante la pandemia da Covid-19, obbligando migliaia di adolescenti a riversare ciò che un tempo era fattibile dal vivo online. Un'app, quindi, a cui è difficile resistere e che, allo stesso tempo, può potenzialmente risultare essere un pericolo per la salute mentale a causa dei danni che possono essere inferti alla psiche degli adolescenti. Circa il 41% degli utenti attualmente attivi su TikTok, infatti, ha un'età compresa tra i 16 e i 24 anni. Un'età non del tutto priva di problematiche, in cui lo sviluppo del cervello e della coscienza di sé è nella sua fase più importante, rendendo quindi i soggetti più fragili facili prede di questo meccanismo invisibile e letale. Un ulteriore aspetto più visibile e che spesso preoccupa i genitori di tutto il mondo è l'influenza negativa che piattaforme come TikTok hanno sui bambini e sui preadolescenti, determinando insicurezza dovute all'aspetto fisico o convinzioni sbagliate accentuate da contenuti che non dovrebbero essere liberamente fruibili. In poche parole, TikTok non fa bene all'immagine del corpo. La prima cosa che salta all'occhio quando si naviga su TikTok, infatti, è l'elevato numero di persone convenzionalmente belle. Molto spesso le For You page, ovvero le pagine personalizzate, composte da post dall'algoritmo di TikTok, è dominata da persone che potrebbero essere identificate convenzionalmente come modelli. Non si tratta di un caso isolato nei social media, ma questo non significa che sia da giustificare. I bambini, i preadolescenti e gli adolescenti sono particolarmente vulnerabili ai problemi di immagine corporea e ciò che vedono online può davvero rimanere impresso e creare delle fratture nella psiche, a volte impossibili da rimarginare. Quando vengono mostrate persone attraenti che ricevono milioni di visualizzazioni e una grande quantità di attenzione, è molto semplice che meccanismi pericolosi e imprevedibili prendano piede, portando alla comparsa di vere e proprie patologie e disturbi della personalità, dovuti da un vano tentativo di raggiungere ciò che viene venduto dai social media come l'immagine perfetta. I segni che TikTok potrebbe non avere tutte le carte in regola iniziano a manifestarsi sin dai primi anni del suo boom. L'Indonesia ha temporaneamente bloccato TikTok nel 2019, sostenendo che contenesse contenuti per adulti e contenuti blasfemi. Il divieto è stato annullato dopo che TikTok ha accettato di cancellare tutti i contenuti negativi. Tutta l'attenzione sull'app ha iniziato a crescere negativamente. Sempre più associazioni e mezzi di informazione notano come, soprattutto nei paesi asiatici, c'è la preoccupazione che i giovani utenti siano presi di mira da pedofili e malintenzionati,
molti di questi video in cui sono presenti bambini o ragazzini e caricati sull'app come TikTok vengono poi scaricati e rimessi in condivisione su gruppi specifici in cui viene promosso e incoraggiato l'adescamento di minori. Alla fine, dunque, ci si chiede quanta gioia possa effettivamente dare TikTok. Forse sarebbe necessario riflettere su ciò che si sta visualizzando quando si scorre senza pensieri su applicazioni di questo tipo. Offrendo questa nuova forma di dipendenza, si fa in modo che centinaia di milioni di adolescenti passino ore sui loro telefoni ogni giorno senza tener conto delle conseguenze. Con tutto ciò a cui siamo esposti nella società di oggi, ci stiamo evolvendo per costruire una nuova barriera, proteggendoci dai contenuti provocatori. Ma quanto possiamo ancora sopportare prima che questo muro cada, e dovendo affrontare la realtà filtrata da internet?